Cristo è risorto, alleluia, veramente risorto, alleluia. Ci troviamo nel Parco Manganelli, alla periferia della città di Avellino, un parco costruito diversi anni fa, con velleità di essere riferimento per la città e oltre, con aree per diversi sport, dal basket al rugby, al pallacanestro, al calcetto, e però come purtroppo succede in tante realtà è bello costruire le cose, ma poi difficile è mantenerle. È ancora frequentato, anche oggi ci sono delle persone qui che prendono il sole, si riposano, fanno un po' di jogging, seduti su una panchina, fanno due chiacchiere tra amici, però non è quello che si merita questa città. Quindi anche questo, come il centro pastorale di Quattrograne di domenica scorsa, è un posto che richiede un intervento massiccio, più forte, più pressante dell'amministrazione. E quindi anche oggi rivolgo al sindaco questo invito, come l'altra volta, a farsi carico di queste realtà che rendono la città più vivibile, quindi possa essere fruibile a tutti, e anche per i giochi e per le aree di ristoro possa essere rimesso a posto. Ed ora veniamo alla quarta domenica del tempo di Pasqua. Ascoltiamo il Vangelo di Giovanni. In verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti ad esse, e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo, in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Riprendiamo il cammino col Vangelo di Giovanni dopo l'introduzione di Luca di domenica scorsa. Il Vangelo di Giovanni, come detto già altre volte, ci accompagnerà fino alla fine di questo tempo pasquale. Vediamo che ci sono quattro elementi da prendere in considerazione. Un recinto e una porta, il pastore e le pecore. Certo, è una parabola fatta con delle similitudini, dei personaggi che magari alcuni di noi non hanno mai visto da vicino, un gregge di pecore, un recinto, un pastore, però va lo stesso attualizzata. Che cosa vuol dirci Giovanni con questa parabola? Questo recinto dove le pecore sono sicure quando il pastore, il vero pastore, lo custodisce. Questo recinto rappresenta come la barca dove i discepoli stanno per affondare, poi Gesù sale e il mare si calma, arriva a bonaccia e la barca diventa luogo di salvezza. Ecco, anche il recinto, la barca, per tanti anni sono stati visti come la chiesa. Nella chiesa c'è salvezza, c'è sicurezza, c'è pace, fuori dalla chiesa ci sono i pericoli. Ma quello che il Concilio, per fortuna, ci ha detto, no, non dobbiamo chiuderci nella Chiesa, ma noi dobbiamo andare fuori, essere lievito, sale. Il cristiano, la Chiesa si devono squagliare, lasciarsi assorbire dal mondo e fermentare il mondo come il sale dal sapore
alle cose che mangiamo, come il lievito a fermentare la pasta. E quindi ognuno di noi è chiamato a questa missione. In più, questa immagine del pastore con il gregge non c'è molto familiare, magari c'è più familiare l'immagine del padre con il figlio. Ecco, quindi, come il gregge si fida del pastore, del vero pastore, non del falso pastore, e lo segue, perché certo che lo condurrà a pascoli ottimi, così il figlio si fida del padre, lo abbraccia, lo segue, perché è sicuro che il padre farà di tutto per il suo bene. E quindi questa similitudine, questa parabola, ti dice che Gesù, che è il mediatore tra l'uomo e Dio, e ci può dare solo qualcosa di buono, come il pastore alle pecore, come il padre al figlio. E che inoltre è lui che ci mostra il padre, come dice a Filippo. Filippo gli domanda nell'ultima cena: Signore, mostraci il padre. Filippo, e poi Gesù gli dice: da tanto tempo sono con te, Filippo, e non mi hai ancora visto. Ebbene, noi senza Gesù non potremmo accedere a Dio. Dio è intoccabile, invisibile, e non si può vedere. Dicevano gli antichi, chi vedeva Dio nell'Antico Testamento moriva, perché l'uomo non poteva sopportare un'immagine tale. Gesù, nella sua umanità, nella sua piccolezza, nel suo farsi povero, piccolo uomo fra gli uomini, ci mostra il vero volto del Padre, la misericordia, l'amore, che è il leitmotiv, il tema dominante di tutto il tempo pasquale. Buona domenica.